scusa, ti dico una cosa che riguarda i miei primordi. Al derby, come in tutti i locali, c'erano 7 personaggi, che erano tantissimi, negli altri magari ce n'erano 3 o 4. Però l'ultimo e il primo erano i più sfigati. Il primo perché lavora che non c'è nessuno e li vede arrivare, e l'ultimo che li vede andare via. E io, per me è stata una grande scuola cercare di tenerli quelli che dovevano andare via. Anche perché si lavorava tardi e magari alle 2, 2:30 di notte, quelli volevano andare a casa. Allora io spesso lo spettacolo lo facevo all'uscita, di fuori, davanti alle macchine. Aspetta un attimo prima di partire, senta. Molta gente sentiva una battuta lì e rideva a casa. Faceva casino sul pianerottolo e poi lo sfrattavano, capito? Penso che sia anche una responsabilità sociale. Mi assomiglia molto Francesco, sento vicino, perché lui scrive i testi per se stesso, capite? Se voi pensate a certi comici di Tizzetto, Crota, eccetera, ma anche tanti altri, sentite se siete abbastanza nel mestiere che quella battuta gliela scritta Michele Serra, che quell'altra gliela scritta Gino Michele, eccetera, insomma. Sono molto belli e divertenti, ci cito anch'io, però non è lui che l'ha elaborata, che l'ha sofferta, che l'ha fatto tua. Io faccio una striscia, una pagina, una tavola, una cosa, e poi aspetto un mese e mezzo prima di avere un qualunque tipo di direzione, insomma, cioè, che poi di solito si traduce in una mail che dice quel numero lì mi ha fatto schifo. Questo succede, credo, in qualsiasi cosa. Io quando mi capita ogni tanto, so che non sembra, ma mi capita di fare per esempio delle lezioni, no? Io a volte so che devo stare un pochino più accademico, un pochino più serio, e altre so che posso sfragare. Riferirò un fatto accademico e anche pleonastico, ma più che altro aneddotico, poi saluto. Perché io ho cominciato a fare teatro all'asilo. E allora, devo dire, lì ho avuto veramente, a livello ciclico, delle onde che passano, sempre la stessa storia. Allora, eravamo in 3, all'asilo, avevo 5 anni, forse 4, c'era da fare la recita per Natale, eravamo in 3. L'unico che voleva farlo ero io, l'altro era il Brignoli che non gli fregava niente perché doveva andare a sciare, l'altro era il Michelone che pensava a mangiare e basta. Allora, fatto questa roba, arriva la suora e dice, allora, abbiamo deciso, quello che farà Gesù Bambino sarà il Michelone. Come adesso, come se avessi 60 anni, ho reagito allo stesso maniera. Io non sapevo ancora dire cazzo, non sapevo neanche cosa fosse, perlomeno. I miei amici proponevano, ma io non ero. Brignoli subito è andato a sciare, è stato via 15 giorni. Sono rimasto io e Michelone. Michelone, dico, mamma, ha preso Michelone, e vabbè, fa niente. Ma come fa niente? Io ho lavorato mesi e mesi. Questo testo erano 3 parole, vi do la santa benedizione, poi non dicevo la S, non dicevo la Z, anche la D, tanto primo attore con i sottotitoli, sottotitolini, perché era scritto a mano dei bambini. Comunque, arrivo lì, il giorno di vigilia di Natale, la recita, ero lì così, come adesso, con la faccia cazzata come adesso, così. Non può venire la sola, fa Franceschino? No, Franceschino, cosa c'è? Il Michelone si è fatto la cacca addosso, dovresti andare su tu. E io ho risposto, ah, adesso vi vengo comodo, eh? E sono salito subito, perché questo non mi hanno mai preso un provino, mai, tutta la vita. Guarda, ci sarebbe da fare un provino, non mi prendono, no, devi andare, sai, perché è importante. Arriva il regista, sal, grande, e lo sceneggiato, sal, costumista, oh, il taxista, c'entra il tassista, il produttore, ah, vabbè, grande, salvi, grande, ti ammiro, voglio che tu viva come vieni a casa mia, educa i nostri figli, vogliamo averti, prendo un altro. Ma come mai? Quei provini, non mi hanno mai preso, è sempre successo che mi hanno chiamato, ma che bello. Non c'è la, non c'è la, non c'è la, niente, tutti liberi, niente, fuori dalle celle, via, tutti. E quando ho cominciato a prendere, cioè poi ho cominciato a fare, vi dicevo, Luino, c'era questa compagnia teatrale, la dirigevo, l'ho fatta io, tutti erano lì con me, tutti contenti, si trovavano in battute, si faceva. Eravamo i geni dell'oratorio, era avanguardia oratoriana, intorno a Luino. Tutti ci applaudivano, una roba tremenda. Arrivo al derby una sera, ero io per l'università, mi presento, ma sali pure, come? Vabbè, salgo e dico, sembrano tutti dei deficienti, perché siamo più bravi noi a Luino, questi qua. Sono salito e quando ho cominciato a guardare sono dimenticato tutto, non vedevo più niente. Allora sono andato così a caso, ho salutato, sono andato via, poi mi ha seguito Diego
Patantuono, che era il nipote del proprietario, ma no, è andato bene, si è piaciuto. Mi è rimasto un ghiacciamento per un mese. Io ogni volta che salivo ripassavo tutto a memoria, tutto, e mi allenavo girando intorno a una cosa che adesso è diventata una banca enorme, facevo circa un chilometro e me lo ripetevo, e quando riuscivo a ricordarmi tutto andava bene, cioè la gente stava zitta, stava lì, insomma. Poi una volta mi sono rotto la caviglia giocando al pallone. A momenti muoio, il pallone è distrutto, ma la caviglia, ragazzi, un male. Stavo in una pensione, allora arrivo là, ho preso un catino e l'ho riempito di ghiaccio. E sarà perché ho preso il fosco, sarà perché prima ero andato a mangiare con gli annacci, tutta quella gente lì, e avevo bevuto un po', non guidavo io. Ero felice, ma doloroso e stanco, mi sono addormentato. Quando mi ha svegliato, signora, sono le 9, sono le 9. Apre la porta, mi sveglia e avevo una gamba blu fino qua. Allora mi alzo e dico, no, non è niente, ho preso una storta, ho messo giù il piede, insensibile, che mi sentivo enorme, pieno di spilli, ma non riuscivo a sentirlo, sembrava di toccare, e sentivo, finalmente mi si è messo a posto, un mio amico, il regista lì che faceva le luci al derby, mi ha portato alla Gaetano Pini, in realtà volevo andare a Paolo Pini, però ha detto, guardi, siamo pieni, ha tenuto l'autista. E sono andato a lavorare, che non potevo muovermi, perché io mentre parlavo camminavo, facevo così, facevo delle gag fisiche, no? Camminavo, a un certo punto mi tuffavo per prendere un applauso magari che era lì. Infatti mi sono rotto il ginocchio. Insomma, costretto a star fermo, seduto così, ho detto, ho un male tremendo, mi è successo così, ti ho raccontato quello che è successo. E la gente ha cominciato a ridere come dei mali. Dall'oggi al domani ho capito che non dovevo preparare niente, che era meglio andare così. E infatti, acquisendo questa sicurezza, poi ho esagerato e poi non facevo più ridere e continuavo a dire che mi ero rotto il piede. Ormai era finita. A romperti volontariamente qualcosa di diverso per avere un nuovo arco. Rompermi prima di rompere, capito? Quante copertine hai disegnato per i dischi? Quante copertine hai disegnato per i dischi? Quante copertine? Tutte, 4, 5. Tutte? No, una era una foto. Due. No, quella con i guantoni è una foto. Come si chiama il disco? No, con i guantoni è una foto, sì. Sì, no, Silvio ha sempre fatto molto, devo dire generosamente, delle bellissime copertine, soprattutto di dischi che non sono mai usciti. O sei stato tu che dopo averli sentiti hai telefonato, perché ne abbiamo fatto uno di Natale, molto bello, devo dire, che non è mai uscito. Sì, ho fatto, però lì si chiamava Tutti salvi per Natale, tutti non è mai uscito. Tutti salvi per poi Natale. Poi ho fatto Testine disabitate, che è bellissimo, quello, guarda, non guarda. È mai uscito. No, non è uscito. Sarà uscito, ma la copertina è molto bella, ti ricordi? Con il teatrino. Poi in gita col Salvi, che c'era il furgoncino, tutti gli animali dentro, la bella e il best, con la bionda di fianco. Sì. No, è bellissimo. No, pensate le sue copertine, per i suoi altri. Ti disegni tu le copertine? Alcune sì, altre no.